Oh, dormimo? Sì, Ah, è credo. venerdì. Sì, è venerdì. Dormiamo sempre qui. Sì. Sveglia, sono le 10. È arrivato l'arrotino. Sì. È Oh venerdì. no. Oh no. Ehi, Oh no. chiamo il prete che è morto. Oh È no. E chi c'è? arrivato. Ora chi c'è? Svegliati, che ora? Ehi, ciao mare. Chi è? Stuchi. È Stuchi. Manca a conoscere. Ma chi è? Manca a conoscere, niente. Ma mi sciocco io qui. Come hai fatto a me? Io sono un mago. Sono un mago. Oh, hai visto che sorpresa stamattina? Sì. Sì, è venerdì. Sì. Svegliate. Svegliate. Oh no! Guarda che vita. Che vita che fa? Guarda che vita. Che Eh? vita. No, vengo Oh! dalla piazza, vengo. A sentir freddo. Mamma mia. Mamma mia, hai visto? Oh, Le 10 ma. ancora Alle ne... 10 ancora niente. Niente. Svegliate. Oh no, hai visto che sorpresa? Oh, E non sei contento? levati di coglione con sta luce antiocchi e vino campo. No! No, peccanetto. Benedico vobis in domine steccus peccatore mus. Ah, che Amen. figa! Tu me la dici, ma cazzo hai fatto a trovare questa? Leva sta luce, leva! Ma buongiorno! Ah, cominci, intanto di coglione! Buongiorno. Mannaggia, sta a me la luce in di occhio, la posso vedere. Buongiorno. Ma buongiorno sta cazzo, Oh. Vedo l'ora di vedervi con tutto il merchandising addosso e fare le storie insieme a me. Guardate il coccodrillone, questa è la tazza. Ore 13 disponibili sul mio sito, dalle 13 ragazzi. E dopo una bella doccia ci vuole un buon profumo. Oggi Isagi 107. Cambio fragranza al patchouli, ragazzi. Vi ricordo che sono 5 fragranze unisex. Ecco qua, potete ordinare anche il tester che vi arriva a casa. Come fare? Scrivete alla mail che vedete qua. Coccodrilli, questa sera faremo alle 21:30 una diretta con la mitica, grandissima, celeberrima Veronica Angeloni. Quindi sta pieno di figa stasera. Scrivete le domande a Veronica, se ci volete fare delle domande, scrivete a lei. Ore 21:30. Stato contento stamattina nel risveglio con Filiberto? Certo. Sì. Sì. È venerdì. Sì. È venerdì. Sì. È venerdì. Guarda quanto è bello il panciolotto mio. Va bene st'outfit? Eh? Eh? Ma Va bene l'outfit? vaffanculo, No, va. adesso sì che Ciao, possa andare bene, Dico, affanculo, ciao. via, si va, si parte e via. Comunque, la macchina figa, la moto figa, lo scooter figo, la Vespa figa, la moto d'epoca figa. Sì, ma la figa dove sta? Zero, proprio. Poi dopo stai rientrando a casa e vedi il bell'uomo. Ma Sì, come stai? viene a fare qualche casino. Ma come stai? Oh, bell'uomo, che mi racconti? Oh! Mettila a vedere, mi fa un cazzo. Già mi giro di coglione. Non ne avevo dubbi. Già l'ho detto prima, non zicchio per bene. È vero? Sì, Ma con chi? e con quell'altra. E perché? E perché urla e dicono, gli fa una domanda. Urla forte. Che urla forte? Quindi c'è stato il dissing? Oh, c'è stato il dissing? Questo tu fa, non si vede niente. C'è stato il dissing o no? Guarda, metti qui, se no il butto via. Ancora guarda. Dove batti? Di là. Verso Brufa. Verso Londra. Mettilo più sincronizzato verso sinistra. Verso di qua o no? Porca madò! Ah! Verso Londra. Mettilo verso Londra. Di qui. Sempre nervosetto lei? Sì. C'ha sempre un po' di nervosismo. Che ci fai con questo? Che ci fai? E mo senti che ti rondo il muso. Fermo, no? Che ce la fa? Momenti di fuoco da casa. Che
Dai, pesa. Oh. Oh no. No, il Christoph no. Mannaggia, il Christoph no. Che ti ha fatto Christoph? Eh? Sarebbe... Guardate, questa sera una composizione abbastanza italiana. Sembra la bandiera italiana. Fratelli. Dai. L'Italia. L'Italia. Sei era proprio questo. L'elmo di Scipio se cinta la testa dove il demonio. Guarda che vince. Smettela, smettela, fai cretino, smettela, non le denomina, capito? Come rovinare in ciabatta, ma chi? Mi piace bene. Il cane? Ecco, vabbè. È scemo. Che? Niente. Vabbè. Il cane? Il cane è infido una mignotta che... Ti sciacco di coglione con tuo ciuffolo! Ma dai, dai, sono il sacco! Ma levati, ma... Vattene! Lascia fare, ma che lascio fare? Te la levo di coglione! Ma ah, voi vado a vedere! Comunque anche oggi Conte in ritardo. Antonio! E dai però! C'è solo tutta Italia davanti alla televisione! Anto! Bisogna solo decidere le sorti del nostro Natale, Cioè, ho capito che te scappava, ma... Anto! Dai, dai, niente! Cioè, no, vabbè, ma tanto... Non è che devono di... Se salza il prezzo del pane o della benzina. Devono solo parlare del Natale, noi che bisogna fare. E lui sta al bagno. Il nostro Natale, la festa che ci unisce tutti. Dobbiamo sapere, dobbiamo stare un'ora o due davanti al televisore. Perché lui ne scappa. Anto! Oh! Niente, raga, boh. Oh, male, hai visto Antonio? No. Eh? Niente, ma poi è una decisione... Cioè... Deve dire una cosa così, capito? Deve parlare... Bah! No, senti un po'... Oh no! Hai visto Antonio? The sciacque di coglione! L'hai visto o no? Ma come? Come? Chi è Antonio? No, deve parlare, l'hai visto? E beh, fallo parlare! Hai visto c***o? Dove andate? Ma che cazzo ne so torta conti? Ha da parlare, chiamalo un po'. E beh, chiamalo. Chiamalo. Sciatta di coglione là, fammi vedere qui. Ma Antonio deve parlare, l'hai visto beh, o no? Vabbè, vabbè, parlaci tu che io... L'hai visto o no? No. Dove sta Conte? A fanculo. Dove? A fanculo. Dove? A fanculo! Con doppia ridentirata, riballata, ritrittata. Io volevo dire a quell'amico mio, famoso, che non è che tutte le mattine possa andare svegliata al pupo, che dorme fino alle 10, il martino del grillo. Comunque io volevo far vedere che sta lampadina è arrivata stasera, sta lampara, la vede sta lampara? La vede che lampara? Questa? Sarà scuola zio! Ciao! Comprati a rapao! Stamattina che sei venuto di lì, io non dormivo, riposavo gli occhi! E un'altra volta, fermati! Che con la champagne! Non quel triufetto che c'è tu, te ce fa fare il bagno! Hai capito? Tu! Montati qui che per Parigi! La base.
Zone rosse per te, ha detto Conte questa sera. E a Natale sai che devi fa? In culo te la devi pia. Sono tutti i giorni costante, sempre boom boom boom, perché comunque vedo che voi seguite il vostro capitano e questo mi dà tanto, mi dà tanta forza ogni giorno per essere sempre pimpante, sempre al top e sempre pieno di figa. Mai figa zero, ragazzi, figa zero. Comunque a domani, domani, oh oh oh, è sabato, domani si mette l'abito.